No, approfitto questa domanda per ringraziare tutti i tifosi che prima erano a Reggio, già allo stadio, finita la partita, i mille tifosi che c'erano mi hanno fatto cori, applausi e sinceramente mi sono emozionato. Poi è vero, anche sul traghetto un gruppo di tifosi mi ha fatto sentire il sostegno che insomma mi ha sempre fatto sentire. E poi sabato c'è stato il top che mi ha chiamato sotto la curva. E sentire il mio nome, gli applausi di questa gente sicuramente mi ha reso orgoglioso, felice e spero di ricambiare ogni sabato l'affetto che questa città, questo pubblico mi sta dando e li voglio ringraziare pubblicamente. Bene, torniamo al gol di Reggio Calabria che facciamo prima. No, per dirvi, io ho sempre detto che le parate sono tutte difficili, parate facili non ce ne sono. La dimostrazione è stata proprio a Reggio, che magari un tiro che poteva sembrare facile, ho preso gol. Per farvi capire che quello che dico è vero, cioè, quando voi mi fate queste domande io rispondo sempre allo stesso modo, ma è la verità. Le parate difficili o più difficili non ci sono, sono tutte difficili. Parate facili non esistono, quindi fare una classifica non ce la faccio. Un intervento che sembra facile a volte è più difficile. Quindi, no, se, intanto non mi prendo la responsabilità, non ho detto questo. Non ammetto, nel senso, non sto dicendo che è colpa mia, non ho detto questo. Ho semplicemente detto che magari può sembrare un tiro facile e non lo è. Quindi io non mi prendo la responsabilità del gol, dico che è colpa mia, questo non l'ho mai detto e non l'ho detto neanche questa mattina. Dico solo appunto che magari dalla tribuna, dalle telecamere può sembrare un tiro facile e invece non lo è. Quindi ti sto dicendo il contrario, ti sto dicendo che non è così semplice e magari è giusto che un tiro può sembrare semplice, magari Nord è abituato la gente a fare certe palate, quello poteva sembrare semplice, ma per me posso garantire che non era semplice quel tiro perché la palla si